È stato un incontro molto utile, costruttivo, cordiale, molto utile per il Parlamento ascoltare la signora von der Leyen per conoscere meglio il suo punto di vista, le sue opinioni, le sue riflessioni sul lavoro da fare nei prossimi 5 anni. In every country, work should pay for a living. If somebody's working full time in a job, it should pay for his or her living. That is why I will fight for minimum wage in every country. And there are other topics in the social agenda which I've laid out to the conference of the presidents. Bella vittoria e soprattutto pensare che in questa sessione dell'UNESCO siamo passati assieme a un grande dossier come quello di Babilonia. Quindi Prosecco Patrimonio dell'Umanità passa a pieni voti, con bacio in fronte, ma soprattutto vorrei ricordare che entriamo nel gota dei grandi siti mondiali. Tanto per fare un esempio, siamo assieme alla Grande Muraglia cinese, siamo assieme alle cascate di Iguazù, ovviamente a Babilonia, al Kilimangiaro, insomma a tutti i più grandi elementi ambientali e monumentali del mondo, e quindi Prosecco Patrimonio dell'Umanità. Quindi grazie a tutti quelli che hanno lavorato, il nostro comitato scientifico nazionale, a tutti i tecnici, agli accademici, insomma a tutti gli esperti, un ringraziamento ai cittadini e soprattutto un pensiero a tutti quei cittadini dei territori, di questi territori del Prosecco, che magari oggi non ci sono più e sono loro i veri artefici, coloro che hanno strappato dai rovi queste colline e hanno disegnato questo paesaggio che da oggi è patrimonio dell'umanità. Avremo poi noi ovviamente l'obbligo di preservarlo, di fare un bel piano di gestione e faremo in modo che tutto il mondo lo possa visitare. All members of the NATO-Russia Council agree that the treaty has been crucial to Euro-Atlantic security, but the treaty is now in danger. Unfortunately, we have not seen any signs of a breakthrough, and time is running out. Today, allies urged Russia once again to return to full and verifiable compliance with the treaty. In Italia, scarse performance della crescita per diversi trimestri. Il paese ha lasciato la recessione tecnica, è uscita da una recessione tecnica nel primo trimestre di quest'anno, ma nel secondo trimestre c'è stata una stagnazione. Varie sfide dell'ambiente esterno e l'attività economica non dovrebbe riprendersi significativamente entro la fine dell'anno. Questa ripresa dovrebbe basarsi sul consumo privato, prezzi dell'energia bassi, nuovi regimi di reddito di cittadinanza, ma le previsioni di espansione della crescita italiana sono lo 0,1% quest'anno, 0,7% nel 2020, grazie anche a un numero più elevato di giorni lavorativi, come si verifica ovunque in Europa. Ma noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare per l'economia italiana e per stabilizzare il debito pubblico. Non è soltanto di rispondere a quello che ci chiede l'Europa. Lo facciamo fino a quando questo noi pensiamo che coincida con gli interessi europei e italiani. Thank you.